irrequieto e era, come dire, marginale rispetto alla provincia. Sembra stato mascherato in giacca comunque. L'artiste libre è un amateur professionnel e l'amateur professionnel era Galizia. Quello che colpiva erano i suoi occhi, così azzurri, poi molto dolci, il rapporto diretto con la persona. Ed io questi due baffoni stupendi che finivano a volte con due ricci, quando si dimenticavano andavano giù. Quasi, quasi come un bambino. Non è stato mai un uomo tranquillo e da pittore lo è stato ancora meno. La Gibigianna in italiano è lo specchietto per le allodole, oppure il riflesso del sole sul mare, insomma, questi giochi di luce, questa illusione della luce. Galizio era un fabulatore, e allora, finché i suoi quadri sono stati delle favole, Pitagora, la Gibigianna, eccetera, lì raccontava le sue. Dopo, quando è stato costretto a fare il mestiere del pittore, secondo me, si è intristito. Durante la realizzazione delle quattro notti di cristallo, Pinot Gallizio scrive quasi ogni giorno a Carla Lonzi, il critico con il quale aveva un rapporto più stretto. Quanti anni aveva Carla quando si sono conosciuti? Allora, lei lo conosce nel 60. Lei è del 32, mi sembra, quindi 28 anni. C'è Gallizio che in molte lettere esprime la sorpresa di essere così colto nel segno. Direi che la fiducia che io ho nel gesto spontaneo si può rilevare da queste tele, in parte non finite, che danno l'impressione quasi di danzare, di penetrare nell'aria, questo gioco spontaneo. Sai, Carla, che il grano mi ha sempre eccitato, ti racconterò un giorno il perché, ognuno fa nascere la sua Venere dove può. Questo quadro è La notte dei Liguri, un quadro in tutti i sensi inedito che è stato scoperto proprio da voi facendo questo documentario poche settimane fa ad Alba, in quello che era lo studio di Pinot Gallizio. Era forse un quadro che, pur nella vastità delle dimensioni, aveva una valenza personale forse più forte di altri.